si ferma il nostro viaggio nel mondo del calcio, un nuovo appuntamento live, una bellissima cornice di pubblico, c'è molta attesa per questo match che promette emozioni e spettacoli. Pierluigi Pardo e Lelio Dani vi augurano un buon divertimento, vi invitano a non cambiare canale. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Gara che promette spettacolo tra Hellas Verona e Napoli. Partita che promette di tenerci incollati allo schermo fino all'ultimo. Sarà battaglia vera, ragazzi, in campo. E tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. Di Lorenzo. Palla regalata dal Napoli agli avversari. Barak. Potrebbe andare al cross. La allontana. Difesa del Napoli che in questo momento, ve lo ricordo, è la migliore del campionato. La difesa è il punto forte della formazione ospite, la più difficile da scardinare del torneo. E quindi io mi aspetto un'altra prova solida di tutto il pacchetto arretrato. Contrasto deciso e efficace. Politano. Palla per Politano. Buono il possesso palla per il Napoli in questa circostanza. Prova a piazzare. Miracolo del portiere. Palla toccata corta. Allora intercettato senza problemi. Mario Rui. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Salva tutto con questo intervento. Tiro della bandierina corto. La gioca nei 16 metri. Bravissimo qui il difensore che recupera. Barak. Ottima la lettura da parte del difensore. Prova il blitz in avanti. Barak. Giovanni Simeone. Giovanni Simeone. Suggerimento in area. Palla deviata e intervento decisivo. Portiere controlla senza problemi. Giovanni Simeone. Nuovo possesso per loro. Fabian. Zielinski. La gioca lunga. Risultato di parità, si affidano al giro palla per superare la difesa avversaria. Palla pericolosa, bravissimo qui. Koray Günther. Giovanni Simeone. C'è spazio per il traversone. Si riprenderà dunque con il corner. Ottima chance per portarsi avanti. Occhio al pallone in mezzo.
pericolo sventato. È stato fermato dal difensore. Il Napoli ama gestire il pallone, lo dimostrano anche i numeri, ma la manovra stenta a decollare, la circolazione palla è troppo lenta. Gli avversari hanno quasi sempre il tempo per sistemarsi e chiudere tutti gli spazi. Devono essere più veloci, liberarsi prima della palla se vogliono far aprire la difesa e crearsi le occasioni per concludere a rete, altrimenti è difficile portarla a casa. Hanno la possibilità della ripartenza. Contropiede che sfuma, pallone recuperato dalla difesa. Di Lorenzo. Zielinski. Possesso per Insigne. Attacca il giocatore del Napoli. Buono il possesso palla per il Napoli in questa circostanza. Insigne. Possono trovare il gol del vantaggio qui. Grande riflesso del portiere su questa conclusione ravvicinata. Ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva il risultato. Occhio al tiro della bandierina. Sale Insigne. Suggerimento interessante. Buono l'intercetto della difesa. Zielinski. Questo è il pallone giusto. E c'è il gol del Napoli. Tifosi scatenati sulle tribune. Lo stavano attendendo già da un po'. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, il proprio marcatore. Non ci ha pensato su due volte e ha poi infilato il portiere con questa conclusione secca, filo d'erba. Prima frazione di gioco e giunge al termine, si mette bene fino a questo momento per il Napoli che è avanti nel punteggio. Si confermano la miglior difesa del campionato perché hanno concesso davvero poco agli avversari nel primo tempo. Non hanno risultato in cassaforte però, perché un gol potrebbe arrivare in qualsiasi momento, basta alla fine un episodio. Non devono perdere la concentrazione dietro, devono stare concentrati e soprattutto va fatto un altro gol se vuoi stare un po' più tranquillo. Napoli che ha chiuso avanti il primo tempo e vuole amministrare questo vantaggio nella ripresa. Politano. Fabian. Occhio qui all'azione del Napoli. Buono il possesso palla per il Napoli in questa circostanza. Finiscono col perdere il pallone. Simeone, lancio profondo interessante, cerca il pallone profondo, capisce tutto il portiere che spezza questa trama. Zielinski, ecco Fabian Ruiz, occhio al contropiede. Zielinski, occasione d'oro. Il Napoli adesso ha due gol di vantaggio sugli avversari. Un gol è sempre un gol. Certo che qui non poteva proprio sbagliare, Ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e depositare la palla in rete. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0.
corsa nei bagni delle donne. Chiunque l'abbia persa può ritirare. Ha spazio per andare. Ottima lettura, recuperano il pallone. Percentuali di possesso palla fin qui favorevoli al Napoli. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco. Il giro palla è perfetto. Vedi, non forzano mai la giocata e aspettano il momento giusto per verticalizzare. E infatti la fase difensiva avversaria non riesce a prendere le giuste contromisure. Koray Günther. Riconquista la palla. Occhio al tentativo in campo aperto. Occhio alla difesa perché è scoperta opportunità. Zielinski, e arriva il gol del Napoli. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. La poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Controlla male il pallone e finisce per perderlo. Lorenzo Insigne. Occhio che guadagna metri. Occhio all'azione del Napoli. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. C'è il cambio dunque. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Elmas. Fabian. Occhio Insigne. Zielinski. Entrata perfetta, riconquista il pallone. Deve abbassarsi per continuare la manovra. Barak. La traiettoria verso il centro. Spazza via sul traversone. Di Lorenzo. Zielinski. Elmas interviene e recupera. Hanno spezzato bene la trama qui. Fabian. Mario Rui. Insigne può metterla al centro, sventa il pericolo. Zielinski, palla gol per Insigne, attenzione, palla in rete e adesso sta diventando veramente imbarazzante la distanza. La regia ci ripropone l'azione del gol, possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno. E è venuto fuori una conclusione sul primo palo che ha sorpreso il portiere che forse non se l'aspettava. Match a senso unico,
5-0, una lezione. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Simeone. Ben posizionato qui, recupera il pallone. Politano. Elmas. Di Lorenzo. Zielinski. Intervento pulito sul pallone. Occhio al contropiede. Va avanti nella sua azione. Finisce il match, giornata da dimenticare per la formazione di casa, sconfitta di fronte al proprio pubblico. Beh, ci sono sconfitte e sconfitte, questa fa particolarmente male, eh. Non solo per le dimensioni, ma anche e soprattutto per l'atteggiamento, troppo passivo, no, non va bene.